Ciao a tutti, come va? Oggi siamo qui per un nuovo tutorial. L'idea di questo video me l'ha data un amico su Instagram. Lui si chiama Mastro Gek e vi consiglio di seguirlo, qui sotto vi metto il link. Oggi vi spiegherò velocemente come post-produrre delle immagini realizzate con il vostro drone, partendo da una foto così, arrivando a questo risultato. La foto da cui partiremo adesso l'ho realizzata col mio Mavic Pro, ma ovviamente per questa post-produzione va bene qualsiasi drone, non è importante la marca, la qualità, eccetera. È ovvio che se si andrà a scattare un'immagine con un drone come l'Inspire della DJI si avrà maggior quantità di dati, dunque sarà più facile modificarla in camera RAW, anche se avete usato ad esempio, che ne so, un Parrot, ma l'avete scattata in una bella zona con un bel paesaggio, vi garantisco che il risultato è comunque eccellente. Uno dei maggiori problemi che ho visto nelle persone che utilizzano il drone sta proprio nella post-produzione. Molte volte sulle pagine che seguo su Facebook e Instagram vedo queste decine e decine di foto scattate in automatico con il drone, prese, scaricate e buttate dentro sui vari social. Il mio consiglio è quello di scattare in modalità manuale. Andate voi a scegliervi i vari parametri in base alla luce e agli orari che state scattando. Non mi stancherò mai di dirlo, salvate le foto in RAW. Dal drone potete scegliere la modalità di salvataggio RAW più JPEG, così avrete delle immagini con molti più dati al suo interno e riuscirete a svilupparle molto meglio poi in Lightroom o Photoshop. Un altro piccolo consiglio che vi do è quello di non scattare negli orari principali della giornata, cioè più o meno dalle 11 di mattina fino, può essere, alle 17 del pomeriggio. Questo è lo stesso principio che si applica un po' nella fotografia. Il motivo è semplice, perché durante quelle ore il sole, che è molto alto, batte direttamente sugli oggetti, sul paesaggio, sulle persone. Dunque avremo una luce veramente forte con delle ombre molto nette. Questo ci darà una foto molto piatta di tutto quanto, soprattutto in questo caso con il drone. Infatti la foto che adesso andremo a sviluppare l'ho realizzata più o meno erano le 18:30 se non sbaglio. Dunque c'era un sole molto basso con una luce molto calda, ovviamente essendo al tramonto. Adesso ci giriamo e vediamo come procedere. Eccoci qua, incominciamo subito. Questa che ho appena aperto è la foto originale scattata nuda e cruda. Io sul DJI Mavic utilizzo il profilo di log, che ovviamente mantiene più dati possibili nella foto e nei video. Anche se le foto appena uscite saranno brutte, come vedete sono molto piatte, desaturate, grigie, vanno poi ovviamente post prodotte come in questo caso. Mentre il risultato finale, che vi spiegherò subito adesso, è questo. È molto più luminosa, sono state tirate sulle ombre, cambiati un po' i colori, effetto teal orange come abbiamo già visto in un precedente video, e ha molto più contrasto, sicuramente più d'impatto rispetto a questa. Come vi ho detto prima, ricordatevi di scattare le foto in RAW, in questo caso è file DNG, che è la stessa cosa. Sì, il grana ce l'abbiamo. Il grana? No, ciao. Ste donne. Andiamo subito a aprire la nostra foto. Nel mio caso la aprirò con Photoshop utilizzando Camera RAW. Cosa abbiamo qua? Una foto di merda. Aperta in Camera RAW diventa ancora più scura e deprimente. Non so il motivo, però fa. Raga. Guardiamo subito i parametri di base, prima stricchetta, e andiamo ad aumentare esposizione. Mettiamola più 1,7. Poi ovviamente questi sono parametri adatti a questa immagine, voi dovete trovare quelli migliori per la vostra foto. Ovviamente contrasto facciamo più 23, le luci le abbassiamo a meno 26 perché ci sono zone un po' troppo bruciate, ombra adesso vabbè le tiriamo su di poco, vedremo dopo, bianchi più 7, mentre i neri andiamo a abbassarli a meno 20, può andare bene. Andiamo su chiarezza e aumentiamola un po', che dà un po' quella rugosità all'immagine, perché come vedete se vado ad abbassarla fa quell'effetto spalmato che qualche fotografo ancora oggi lo usa purtroppo. Più 28 può andare bene anche troppo. Temperatura e tinta, andiamo temperatura, portiamola a 7250, mentre la tinta
possiamo lasciarla più 18, va bene così. Ho appositamente portato l'immagine leggermente più verso il giallo, adesso lo vediamo subito. Andiamo sulle curve, facciamo i nostri soliti bei puntini di bloccaggio. A me tendenzialmente piace alzare le ombre, perché come vi avevo già spiegato va a schiarire neri, fa quell'effetto un po' grigiastro alle foto che a me piace molto. Poi magari fra un mese mi rompe le balle e non lo userò mai più. Andiamo su dettagli, solito fattore come vi avevo già spiegato, 80, raggio il minimo 0,5, luminanza facciamo più 20. Adesso passiamo alle regolazioni dei colori. Andiamo sul primo pulsante tonalità e andiamo a abbassare i gialli, portiamoli verso l'arancione, può andare bene meno 84. I verdi idem, andiamo a portarli verso il giallo, io farei meno 77, può andare bene, 75. Adesso passiamo a saturazione. Saturazione non abbiamo quasi niente da fare, alziamo un pochettino i gialli e io alzerei un altro po' i blu. Luminanza, niente, luminanza lasciamola così. Divisione toni, lasciamola come sta. Andiamo, soliti parametri, a togliere, rimuovere l'aberrazione cromatica, attivare correzione profilo, che in questo caso dovrebbe caricarsi, eccolo qua, il DJI Mavic Pro. Ok, se lo va a selezionare da solo se avete una delle ultime versioni di Camera Raw. Passiamo a effetti, niente. Calibrazione, questo è un po' il parametro principale che andrà a darci quel tocco in più. Ombre portiamole un pochettino su, tendenti al rosa. Rosso primario lasciamolo come sta. Verde primario andiamo a fare un meno 50, può andare bene. Saturazione uguale. Blu primario idem, andiamo a abbassarlo a, facciamo un meno 35, va benissimo. Saturazione del blu andiamo a aumentarla a un più 47, mi va più che bene. E il resto dei parametri lasciamoli intatti. Già abbiamo il 99% della foto, come vedete. È già un buon risultato rispetto alla foto che abbiamo visto in partenza. Ultima cosa, controlliamo un attimo lo strumento della trasformazione dell'immagine per vedere se le linee sono dritte. Devo dire che sono dritte, sì. E lascerei così. Se volete dare una marcia in più alle vostre immagini, vi svelo il mio trucchetto, però non ditelo a nessuno, mi raccomando. Apriamo la nostra immagine con Photoshop e cosa andremo a fare? Andremo a applicare un flare. Ci sono vari modi per farlo. Sicuramente quello che utilizzo io in questo momento è il più veloce e semplice, che consiste nel comprare un plugin che vi permetterà appunto di inserire queste varie luci. Vi consiglio di non applicare mai gli effetti sopra al layer dell'immagine, perché se dovremo andare a variare o a spostare qualcosa non si potrà, perché sarà attaccata alla nostra immagine originale. Come fare? Andiamo a creare un nuovo livello, andiamo su modifica, riempi, contenuto e selezioniamo grigio al 50%. Diamo ok e come vedete verrà fuori una bella spalmata di grigio. Adesso cosa andiamo a fare? Sempre selezionando il livello 1, in questo caso il grigio, andiamo a cambiare il metodo di fusione. Da normale lo portiamo in questo caso a luce soffusa. Adesso dovrebbe sparire. Non ce la facciamo. Dimmi. Sì, scrivimi. Ciao. Andate a creare un layer nascosto su cui potremo aggiungere i nostri vari effetti senza andare a modificare l'immagine originale. Dunque, nel mio caso andrò su filtro, il plugin che vi dicevo, Know Light Factory, e qui mi aprirà l'immagine e il livello su cui ci troviamo, in questo caso come vedete è grigio, il nostro flare da andare a inserire. Qui possiamo ovviamente spostarlo dove vogliamo, non funziona molto bene la visualizzazione, non so il motivo, e si vede solo una piccola parte dell'immagine. Dobbiamo pensare al flare come se fosse il sole, in quel caso c'era il tramonto, era nord-est dell'immagine scattata e dovremmo andare a posizionarlo esattamente in quel punto perché l'effetto sia più realistico possibile. Vi do un consiglio, non esagerate mai col flare, dunque tenete delle luci sempre molto basse e non caricatissime, perché sennò si vedrà che è iperfinto. Andiamo un po' a rimpicciolire l'immagine, mettiamolo qua in alto, diamo ok, adesso carica, dovrebbe comparire il nostro bagliore di luce rossa ed eccolo qua. È molto leggero, quello è sicuro, dopo potremo noi dare l'intensità più o meno
al flair, però secondo me è realistico, dunque una persona che andrà a guardarlo non sembrerà troppo finto. Ovviamente, avendolo messo su un livello diverso dalle nostre immagini originali, possiamo andare a aumentare l'intensità o abbassarla tramite il pulsante opacità. Come vedete, così a zero, così è 100%. Io andrei ad abbassare un altro po', lo lascerei così a un 88, secondo me è perfetto. Ecco qua, la nostra immagine è finita e non c'è niente da dire. Ovviamente il risultato si vede che è nettamente più bello che scattare un'immagine, prenderla e buttarla dentro sui vari social senza nessuna modifica. Anche questo video per oggi termina qui, spero veramente che vi sia piaciuto e vi possa aiutare in futuro a migliorare le vostre foto fatte con il drone. Se vi va, taggatemi su Instagram così vediamo i vostri lavori. Vi ricordo come sempre di commentare qui sotto, mettere un like e seguire la mia pagina. Questo video termina qui, ciao a tutti, alla prossima volta.